Bene, siamo qui nella facoltà di veterinaria, non si chiama più così, bisognerebbe dire Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Napoli, ma con le Produzione animale. e produzione animale col professor Luigi Zigarelli, che ringraziamo ovviamente per la sua disponibilità, perché vogliamo un po' raccontare una storia importante del nostro paese, che è la storia della bufala da latte. Siamo considerati a livello mondiale il punto di riferimento e secondo me anche a merito. La mozzarella di bufala, la DOP della mozzarella di bufala campana è, diciamo, anche una DOP molto importante perché per valore e per volume siamo al terzo o quarto posto delle DOP italiane. E probabilmente anche una DOP che genera una redditività pari se non superiore ai formaggi tradizionalmente famosi, il parmigiano reggiano e il grana padano, perché comunque è un formaggio umido, molto ricco d'acqua. Ma è un formaggio anche impagabile da questo punto di vista. Però, come tutte le cose, non è che nascono per caso, cioè non è che a un certo punto si è scoperchiata la scatola ed è uscita questa eccellenza. È una storia che è iniziata tanti tanti anni fa. E io voglio appunto e ringrazio qui a nome anche sia di Ruminanzia che di tutti i lettori che ci seguono, la disponibilità del professor Luigi Zigarelli. Il professor Luigi Zigarelli, anno 1947, quindi qualche primavera sulle spalle, laureato nel 1969 in questa università, e quindi da subito intuì una parte importante della sua storia, l'ho seguita ovviamente a distanza. Da quasi subito lui ha intuito che questa specie, perché la bufala, ricordiamoci, e lo ricorda i non addetti ai lavori, è una specie, quindi non è una razza e quindi è completamente diversa dagli altri ruminanti, lui fin da subito ha creduto in questa specie e sulla quale ha riversato tutta la sua passione e le competenze. Prima, mentre stavamo parlando di iniziare l'intervista, mi ha detto: io sono un tuttologo perché mi sono dovuto occupare quasi da subito di genetica, di nutrizione, di salute, di fertilità, cioè di tutte quelle cose che adesso vengono chiamate approccio olistico. Ma insomma, perché le conoscenze all'epoca erano molto blande. Professore, dove è scattata, diciamo, questa passione? Com'è scattata quest'amore per la bufala? Beh, io devo ringraziare i miei maestri, il professor Ferrara e il professor De Francisci e il professor Indrieri. Diciamo che il professor a far entrare la bufala all'Istituto di Zootecnia fu il professor De Francisci, il quale era un casertano, credeva in quest'animale. E riuscì a convincere sia il professor Ferrari che il professor Indrieri, che era un campo abbastanza fertile, perché di lavori sulla bufala, a quei tempi, parliamo degli anni 60, c'era un solo lavoro, era quello di Maimone, e un altro quello di Ferrara, che erano Ferrara quello di Bari, che erano i due ex direttori di Tormangina. Guarda, si trovarono le bufale lì e fecero delle prove, ma dopo c'era tabula rasa, non c'era più niente. Se c'era qualcosa, erano lavori che venivano dagli indiani e qualcosa dai pakistani, che erano dei lavori che in effetti erano poco validi perché scimmiottavano la vacca. Siccome la bufala pesava come una vacca, per loro la vacca, la bufala era come la vacca. Invece noi ci accorgemmo che era completamente diverso per tantissimi aspetti. L'aspetto più importante era l'opposta stagionalità, soprattutto lì nei paesi orientali la vacca era a fotoperiodo positivo e la bufala era a fotoperiodo negativo, ma loro non se ne erano accorti, tant'è vero che era un argomento quello del fotoperiodo che loro non trattavano proprio, perché per loro era tutto normale quello che succedeva. Da noi invece era estremamente importante il fotoperiodo, perché questo benedetto animale, grazie al suo fotoperiodo negativo, innescava la produzione del latte nel periodo in cui il latte serviva di meno, perché la mozzarella si mangiava di più in estate e in primavera, che erano le stagioni in cui la bufala diminuiva notevolmente la produzione di latte, perché praticamente se ne andava in asciutto, se ne andava in asciutto, perché incominciava a partorire verso la fine di luglio
e diciamo esauriva i parti a febbraio, e quindi quando arrivava verso aprile il latte di un amante diminuiva notevolmente, e questo creava dei notevoli problemi, tant'è vero che nel passato quando si parlava di mozzarella si parlava di un prodotto che d'estate era fatto con poco latte di bufala e molto latte di vacca, e d'inverno era fatto con molto latte di bufala e poco latte di vacca. Questo creava ovviamente delle cose poco simpatiche, perché praticamente con alternanza, come alternanza, l'alternanza di questa produzione era, faceva sì che soprattutto i caseifici ciullavano un po' nel manico, nel senso che volevano pagare il latte meno di quello che valeva. Poi si erano inventata la storiella che lo pagavano più d'estate e meno d'inverno, questo per disincentivare la produzione invernale, per incentivare quelle estive. Però alla fine, se ti facevi i conti, il sistema che loro usavano era un sistema che non andava bene, perché se tu paghi di più il latte di bufala nel periodo primaverile estivo e di meno nel periodo invernale, va benissimo, ma devi fare in modo che il prezzo medio nell'anno sia poi superiore dell'effettiva perdita che chi cerca di produrre d'estate piuttosto che d'inverno subisce adottando la destagionalizzazione. Questa perdita era di circa il 20-25%. Se tu facevi una media ponderata tra il prezzo del latte estivo e quello del latte invernale, chi destagionalizzava ricavava solo il 5% in più, quindi diciamo che non gli conveniva. Non gli conveniva, però c'erano parecchi allevatori che continuavano a farlo. Perché? Continuavano a farlo perché un vantaggio ce l'avevano, perché nei periodi di crisi il loro latte non rimaneva mai a terra. Era un latte che il caseificio non abbandonava mai, perché gli serviva per miscelarlo con le porcherie che venivano stoccate durante l'inverno, che erano le cagliate piuttosto che il latte congelato. Vabbè, per non portarla alla lunga, il giochetto finì quando sorse il consorzio, parliamo del 93 e poi del 96. Il consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Quando praticamente la mozzarella si poteva fare solo con latte di bufala. Okay. Nel momento in cui si poteva fare solo con latte di bufala, allora bisognava utilizzare essenzialmente latte fresco. Non fu un processo facile, fu un cammino molto molto lungo, perché i caseifici ciullavano nel manico, nel senso che quando d'inverno trovavano delle partite che costavano di meno le mettevano nel freezer e poi le ricacciavano fuori d'estate. E questo però faceva sì che venisse prodotta una mozzarella che aveva un sapore molto diverso da quello che conosciamo oggi, perché era una mozzarella fatta con un latte congelato con cagliate congelate, finché poi la regolamentazione non stabilì che il latte per la mozzarella di bufala doveva essere al massimo, essere stato munito al massimo da 60 ore. E qui successe il patatrac, perché i caseifici erano abituati a congelare, nel momento in cui scattò questa regola incominciarono a dare di matto, ma dovettero adeguarsi. Nonostante questo le frodi continuarono, finché una sera con un mio allievo, il dottor Cerino, che oggi lavora allo zoo profilattico, non riunimmo gli allevatori al foro boario di Eboli e dicemmo che se loro volevano risolvere effettivamente questa questione dovevano ricorrere alla tracciabilità, cioè dovevano settimanalmente comunicare il latte prodotto e a quale caseificio l'avevano conferito. Se facevano così di frode ce ne sarebbe stata poca. E infatti, grazie a questa intuizione, il latte di bufala, che prima i caseifici dicevano che era abbondante, oggi manca per due ragioni.
perché è finita la scorta del latte congelato, perché il latte congelato non si può usare. Ma soprattutto lavorando il latte fresco è migliorato il gusto della mozzarella. Migliorando il gusto della mozzarella è migliorato la richiesta, è aumentata la richiesta. E aumentando la richiesta è aumentato il prezzo. Da 1,3 euro d'estate siamo passati a 1,7 euro. Una cosa incredibile. Quindi è il consumatore che sta dettando le regole, cerca quel gusto. Bravo, è il consumatore, e questo è quello che dovrebbe succedere per tutti i prodotti italiani. Se si facesse la tracciabilità vera per tutti i prodotti italiani, noi non avremmo crisi. Faccio un esempio: le paste filate sono nate nel Mezzogiorno. Prima della prima guerra mondiale in Piemonte non conoscevano neanche il caciocavallo, l'hanno conosciuto nel 1915, quando scoppò la prima guerra mondiale. Quindi le paste filate sono un prodotto del Mezzogiorno d'Italia. La mozzarella di vacca veniva prodotta soprattutto in Campania e non la conosceva nessuno. Quando è che hanno incominciato a conoscere la mozzarella di vacca? Hanno incominciato a conoscere la mozzarella di vacca quando ci sono stati i nostri emigranti, che sono andati a lavorare alla Fiat, sono andati a lavorare nell'industria della Lombardia, e quando avevano i soldi, perché quando stavano a casa loro i soldi per comprare la mozzarella non ce l'avevano, se la sono fatti mandare e l'hanno fatto provare agli amici. Questo ha fatto sì che questo prodotto decollasse. Oggi il fior di latte c'ha un PIL che è pari a quello del parmigiano reggiano, ed è tutta ricchezza che sarebbe rimasta al sud se ci fosse stata la tracciabilità. Se cioè il fior di latte che si fa al sud non venisse fatto con cagliate o latte congelate che arrivano dalla Germania. Chi ha visto l'aeroporto si renderà conto che io non dico fesserie, ma io queste cose lo sto dicendo da 20 anni e non riesco a capire perché con la vacca non parte la tracciabilità. Il motivo è uno solo: che mentre per la bufala, che è un allevamento che nasce dal latifondo, quindi nasce tendenzialmente grande, c'erano dei grossi allevatori che hanno aperto i caseifici, per la vacca i grossi allevamenti sono pochi e la maggior parte dei grossi allevamenti si sono buttati sul latte alimentare, mentre invece avrebbero avuto una ricchezza notevolissima se si fossero buttati sul fior di latte. Però su un fior di latte fatte con vacche mediamente produttive. Del resto, se uno mangia un fior di latte di una podolica e il fior di latte dell'industria, c'è un abisso che non finisce mai. E il fior di latte della podolica oppure il fior di latte di una pezzata rossa o di una bruna ha un bouquet completamente diverso. Lì gli allevatori che hanno capito questo gioco e stanno facendo questa politica però sbagliano, perché fanno il fior di latte con la stessa tecnica con la quale si fa la mozzarella di bufala, cioè lo fanno più acquoso. E un fior di latte più acquoso non ha sapore, non ha nessun sapore, è sciapolo. Certo. Io ho fatto mangiare ai miei studenti il fior di latte fatto a volturare in pigna, con vacche meticce, sempre al pascolo, e la prima cosa che mi hanno detto è: professor, ma finora che cosa abbiamo mangiato? Non la riconoscevano. Dice, ma questo che è? Certo. Era un prodotto completamente diverso. Hanno mangiato un burro che era giallo zafferano, che non avevano mai mangiato. Ed era un burro che io, insomma, non me lo sono portato a casa, se no mi sarebbe salito, chissà come mi sarebbe salito il colesterolo, perché l'avrei mangiato mattina, mezzogiorno e sera, non so se è chiaro. Sono dei prodotti completamente diversi. Come del resto è buono il burro della Normandia, delle vacche che stanno al pascolo in Normandia. Che è giallo. Che è giallo ed è naturalmente salato, perché è di foraggi che stanno vicino al mare. Certo. Quindi c'ha una sapidità e un bouquet e un gusto che è completamente diverso. Sì, sì. E quindi, professore, se si facesse la tracciabilità anche con il fior di latte di vacca, noi al sud non avremmo dove mettere le vacche. Certo, che sarebbe un luogo anche ideale, no? Sì. Ma meno antropizzato, cioè meno carico di animali, eccetera. Sì. Ma le volevo chiedere questo, perché rimane sempre, perché
e desta molta curiosità questo allevamento, no? Questo tipo di allevamento in Italia, ma anche molto all'estero, perché noi siamo comunque, grazie al lavoro che lei ha coordinato e sta coordinando, eccetera. Ma è veramente così diversa dalla vacca da latte la bufala? Quant'è diversa? In cosa è diversa? Allora, molto della diversità che esiste tra vacca e bufala è dovuta alla più bassa produzione della bufala, per cui tu gli puoi fare, quando la fai spinta una razione, la fai col 40% di foraggi col 45% di foraggi e il 55% di concentrato. Quindi di slotazione di abomas. A meno che il carrista non ha sbagliato quella mattina, non se ne vedono. Se tu gestisci bene la fase di transizione con un idoneo rapporto calcio-fosforo, tu di collassi non ne vedi. E anche il prolasso, che era l'epifenomeno del collasso corporale della vacca, scompare. Quello che c'ha la bufala rispetto al bovino è un fatto che è negativo: non ha la capacità di recupero. Cioè, mentre la vacca e il bovino in genere è in grado di effettuare l'accrescimento compensatorio, cioè se tu prendi un bovino di 3 quintali e mezzo che viene dalla Francia al pascolo e lo metti in un feedlot in Lombardia, cresce anche 1,5 kg al giorno. Il bufalo questo non lo sa fare. E questo è un fatto che accresce notevolmente i costi della rimonta. Perché praticamente tu il bufalo non è che gli lo puoi spezzare a 60 giorni, perché a 60 giorni non pesa neanche 70 kg. Se lo svezzi a 60 giorni, quando pesa 70 kg, questo bufalo prima dei 36 mesi non ti partorisce. Tu lo devi svezzare quando pesa oltre 120 kg, cioè dopo che ha mangiato 130-140 kg di latte ricostituito. Questo accresce notevolmente i costi di produzione della rimonta. Però se facciamo 130 meno 60 su 70 kg a 2 euro su 140 euro, lo dividiamo per 6 lattazioni su 20 euro a lattazione, praticamente 20 euro a lattazione su 15 litri di latte di bufala, è tutto grasso che cola, quindi ce lo possiamo consentire. Se ci dà di più, le dobbiamo dare di più. Quindi è inutile che inseguiamo i falsi miti di abbassare i costi di produzione, soprattutto oggi, perché non reggono. Il bufalo non si presta a queste cose. Perché? Perché essendo una specie il cui latte è estremamente ricco, tu non puoi a 2 mesi, a 3 mesi penalizzarlo dandogli una razione che può valere anche un'unità foraggera per chili di sostanza secca, ma non è la stessa cosa dell'unità e 4 del latte per chili di sostanza secca, non è la stessa cosa, l'animale si blocca e una volta che si è bloccato non recupera più quel peso, non lo riesce a recuperare più. E quindi alla fine tu avrai un'età al primo parte che va sui 36 mesi. Se tu gli dai invece 130-140 kg di latte ricostituito, tu avrai un'età al primo parto che è di 28 mesi, che è ben diversa. Sono 6 mesi prima. Ed è di 28 mesi perché gli animali quando arrivano a settembre, tu interrompi l'attività sessuale perché ti serve il latte estivo, quindi la fai riprendere a febbraio o marzo. Ma se tu procrastinassi l'attività sessuale per tutto l'anno, quei 28 mesi diventerebbero 26 mesi, 25 mesi, cioè come la frisone che sta a 24 mesi, non sarebbe granché diverso. Quindi quello che dicono gli indiani e i pakistani, che è un animale tardivo, è una grossa stupidaggine, non è tardivo, noi lo rendiamo tardivo. Lo rendiamo tardivo perché per ragioni economiche il latte non glielo facciamo proprio vedere. E invece gli aspetti, lei ben sa, professore, che le vacche da latte, in particolare la frisone, insomma, vedono nell'ipofertilità, nelle malattie podali e nelle mastiti, un po' i tre grandi spettri, perché queste stanno un po', sono la lotta quotidiana degli allevamenti. La sanità della mammella e la fertilità delle bufale, a che punto è arrivata? È un problema? Funziona? Allora, quando parliamo di fertilità nella bufala, dobbiamo considerare due aspetti. Il primo aspetto
è che noi consentiamo a questa specie di riprodursi 7 mesi su 12. Quindi diciamo che dovremmo aspettarsi una fertilità che, se nel bovino è dell'80%, qui dovrebbe essere l'80% moltiplicato 0,6, 48%. Invece a fine anno noi abbiamo stalle che chiudono col 75%, col 70% di gravide. Quindi non è vero che è ipofertile la bufala. Considerando che per 5 mesi la teniamo ferma, per problemi di mercato. A questo dobbiamo aggiungere anche un altro fatto. Sarebbe un grosso errore se noi prendessimo a riferimento per valutare la fertilità della bufala l'intervallo interparto. Perché? Perché una cosa è l'intervallo interparto di una mandria che ha il 40% di eliminazione, e una cosa è l'intervallo interparto di una mandria che ha il 15-16% di eliminazione. Se c'è il 15-16% di eliminazione, significa che io mi porto sul groppone anche di animali che avranno un interparto di 480 giorni, e questo fa media ed allunga l'interparto. Ma se io eliminassi il 40% degli animali, così come si fa nella frisone, l'interparto della bufala sarebbe di 410 giorni. E c'ho delle tabelle che dimostrano questo concetto. È ovvio che tu devi fare una scelta. In un momento come questo, in cui il latte viene pagato come viene pagato, io sopporto l'interparto quanto più lungo è possibile. I giorni in cui crollerà il prezzo del latte e io dovrò arrivare a un 40% di eliminazione, state tranquilli che l'interparto della bufala sarà di 410 giorni, così come è nella frisona, né più né meno. Quello che l'allungamento dell'interparto della bufala rispetto alla frisona è dovuto alla differenza che abbiamo nel tasso di eliminazione. Perché se io elimino di più, ovviamente elimino di più gli animali più ipofertili, e quelli che restano sono quelli che hanno l'interparto più corto. Da qui non si scappa, non so se sentite. E professore, e le cellule somatiche, quindi la mastite, è un problema per allora, questa specie? La mastite è solo un fatto igienico. Ok. E la mastite la troviamo soprattutto negli allevamenti in cui c'è poco spazio. E negli allevamenti in cui c'è poco spazio e ci sono molte feci, lì troviamo la mastite. Negli allevamenti in cui assicuriamo per ogni capo almeno 20 metri quadri, che sono impensabili per una frisone perché siamo a 7 metri, vi faccio vedere tabulati in cui le cellule somatiche arrivano mediamente a 220-230, che significa che solo il 7-8% degli animali supera le 1500 di cellule somatiche. Quindi siamo... Perché parlo di spazio? Perché uno dei problemi della mastite, soprattutto nelle aziende in cui le bufale non sono decornificate, sono mastiti traumatiche. Tu la mattina vai, mungi e trovi sangue, quelle sono cornate. Perché quando tu hai una mandria in cui tra la più giovane che ha 3 anni, la più vecchia che ce n'ha 15, c'è una gerarchia che nella vacca non c'è, e nella vacca c'è una. E poi le vacche sono decornificate, non so se ne dovete dire. Ma che io nella bufala ritrovi delle grosse incidenze di mastite, non è questo un problema. Non è questo. Come non è il problema dei piedi, non è lo stesso problema delle vacche. Okay. Perché? Perché gli unghioni delle bufale sono degli unghioni fatti o per il pantano o per la palude. Non so se è chiaro, quindi sono molto forti. Oggi però si sta aggravando il problema. Perché si sta aggravando? Perché gli animali più produttivi sono quelli che hanno più problemi di unghioni. E non per fatti alimentari. È come se ci fosse una correlazione positiva tra i piedi a pantofolo o i talloni bassi e la produzione del latte. Adesso lo vediamo nella frisone. La maggior parte delle frisone sono falciate. Si sono falciate perché hanno i talloni bassi. E le vacche con i talloni bassi e falciate sono le campionesse della sala.
solo che lì noi le sopportiamo, le teniamo e due volte all'anno gli facciamo la pulizia. Okay. Noi nel bufalo stiamo cercando di selezionare gli animali senza questi difetti. Ovviamente ci porta a un'eliminazione di oltre il 50% dei torelli che cresciamo, perché oltre il 50% dei torelli che cresciamo hanno dei problemi di appiombo. Okay. Ma quelli noi li facciamo fuori e speriamo che col tempo non avremo più questi problemi. Allora, professore, non la disturbiamo ancora per molto. Ormai sono tante le bufale che destinate alla produzione della mozzarella di bufala campana. Ormai l'allevamento della bufala è molto numeroso in Italia, no? Abbiamo dei numeri importanti e anche un po' in crescita, compatibilmente insomma con una disponibilità sempre limitata di riproduttori. E lei ha percorso, diciamo, questa lunghissima storia, è stato protagonista. Ci lasci i compiti per il futuro, però, cioè ci dica a noi tutti, ma soprattutto ai giovani che la stanno, i giovani allevatori di bufali, di quelli che lo saranno, perché si possono allevare le bufale anche al nord Italia, anche al sud Italia, non necessariamente, diciamo, nel comprensorio della DOP. Ci dica cosa, quali errori non dobbiamo fare, ci dia qualche consiglio e innanzitutto ci sarà un futuro per la bufala? Allora, se il consumatore italiano seguirà l'istinto del gusto, ci sarà e aumenterà sempre più, perché più persone provano la vera mozzarella e più persone se ne innamorano. E questa vera mozzarella chi è che l'ha proposta sul mercato? Sono due artefici che sembrano antitetici tra di loro. I piccoli caseifici e i grossi caseifici. Perché? Perché i piccoli caseifici hanno mantenuto la tradizione e i grossi non si sono potuti allontanare da questa tradizione perché sul mercato c'era un prodotto eccellente dal quale non si sono potuti allontanare molto. E qual è il vero merito dei grossi caseifici? Tutta la mozzarella che viene esportata grazie alla capacità imprenditoriale dei grossi caseifici. Un piccolo caseificio non sarebbe capace di andare in Giappone o negli Stati Uniti, ma anche in Germania. Il grosso caseificio ha la struttura per poter proporre questo prodotto meraviglioso in tutto il mondo. Dalla Cina agli Stati Uniti, dal Canada a Tokyo. Ed è quello che è successo, quindi sono entrambi validi sul mercato, i piccoli che mantengono la tradizione e i grossi che fanno conoscere la tradizione. Quindi non sono in competizione fra loro, io non li vedo in competizione, li vedo, anche se bisticciano tra di loro, io dico che l'uno è utile all'altro e l'altro è utile a quell'altro. Qual è il futuro? Ricordiamoci una cosa, qualità e quantità non vanno d'accordo. Chi mi sente, che è più abituato a vedere la vacca, dovrebbe conoscere la differenza che c'è tra un parmigiano reggiano e un parmigiano reggiano da vacche rosse. Il parmigiano reggiano normale è bianco, il parmigiano reggiano da vacche rosse è giallo. Perché questa differenza? Eppure seguono tutte e due lo stesso disciplinare, niente insilato di mais, concentrato e fieno. Chi, diciamo, dice alla vacca non mangiare più è la glicemia, ma è anche la quantità di NDF che c'è nel rumine. Oltre certe quantità di NDF, e sono circa 7 kg che una vacca ne può ingerire, l'animale non mangia più. Perché alla fine la differenza che passa tra una reggiana e una frisona da 120 quintali, qual è? E che tutte e due mangiano la stessa quantità di foraggio e l'altra mangia una maggiore quantità di concentrato. Mangiando una maggiore quantità di concentrato produce di più, ma diluisce i caroteni che stanno nei foraggi. Tant'è vero che il reggiano è molto più giallo del normale parmigiano. E che c'entra col sapore il carotene? Significa che praticamente tutti gli aromi della dieta, mentre nel latte della reggiana si concentrano, nel latte della frisona si diluiscono.
e questo porta una grossa differenza di sapore, è che il consumatore oggi non è in grado sempre di apprezzare queste cose, anche perché non le conosce, ma se le conoscesse, le reggiane non sarebbero 1500 in Italia, ma sarebbero molto di più. Questo che cosa significa per la bufala? Significa che dobbiamo andare verso un latte qualitativamente migliore, ma non quantitativamente superiore. Perché? Perché se noi vediamo la quantità di mozzarella che produce una bufala, la quantità di mozzarella che produce una bufala è direttamente proporzionale al latte che produce. Quindi più latte produce, più mozzarella che produce. Ma la bufala che produce più latte è la bufala che produce un latte con una resa più bassa. E questo io l'ho dimostrato. Cioè, col passare degli anni, la quantità di mozzarella è salita, la percentuale di resa si è abbassata. Allora il futuro qual è? Il futuro è selezionare la bufala in base alle caseine, perché abbiamo scoperto che nella bufala esiste la K caseina X1 e l'alfa S caseina B, che danno l'8% in più di resa, danno più proteine, danno un latte con più resa e più proteine. Quindi via determinazione di grassi e proteine, determiniamo direttamente questi genotipi, li determiniamo alla nascita una sola volta, non tutti i mesi, e scegliamo gli animali in base a queste caratteristiche. Se scegliamo gli animali in base a queste caratteristiche, avremo delle bufale che non necessariamente faranno più latte, ma lo potranno anche fare, ma faranno un latte sicuramente più concentrato di sapori, perché la mozzarella di bufala è bianca, il giallo non lo vedremo mai, ma i sapori si notano. I sapori, maggiore la resa, migliore il sapore della mozzarella. Chi trasforma latte di bufala sa che quando la resa si abbassa la mozzarella è sciapa, quando la resa si alza la mozzarella è saporita. Quindi ci sta dando dei messaggi, professore, piuttosto forti. Mi corregga se posso riassumere in maniera corretta. Lei ci sta consigliando di non puntare all'aumento indiscriminato della produzione media, cioè non fatevi ingolosire dall'aumento della produzione, perché alla fine quello che conta è questa mozzarella di bufala. E se poi questa mozzarella di bufala, con tante caratteristiche organolettiche, l'amparano i consumatori, saranno loro probabilmente i primi difensori della tradizione casearia, eccetera. E credo che la sua conclusione di probabilmente rivedere un po' alcuni aspetti della selezione, quindi sì, ok, il latte, ma fino a un certo punto, neanche tanto poi il grasso e le proteine, quanto cominciamo a vedere le varie frazioni delle caseine del latte, puntiamo lì. Quindi lei ci sta consigliando di seguire questa strada. Quindi il futuro è positivo, professore. C'è un solo aspetto negativo: c'è poco terreno per l'allevamento. Però questo è un problema che già abbiamo vissuto nel passato. Quando la bufala si è sviluppata in provincia di Caserta e di Salerno, ha dovuto lottare contro la frutticoltura, perché gli ettari erano occupati dalla frutticoltura. Una volta che furono scoperti i vari casini con l'AIMA, la frutticoltura se n'è andata ed è stata sostituita dalla bufala. Okay. Questa è un'altra sfida. Quindi non è che non c'è possibilità, c'è la possibilità. E bisogna anche pensare a una bufala che si espande di più in collina, dove è più difficile fare l'allevamento, perché c'è meno acqua, ci sono meno risorse idriche. Però lì, se ci accontentiamo di una bufala che produce solo con fieno silo e con fieno, e non con insilato di mais, quel latte lì dovrebbe essere un latte che dovrebbe essere pagato di più.
perché darebbe luogo a una mozzarella migliore. I caseifici veri, che hanno migliorato di molto il gusto, non vogliono latte di bufala alimentato con insilato di mais. E in collina questa sarebbe la realtà. Bene. Professore, io la ringrazio molto, ci ha dato una lezione di storia, ci ha dato i compiti per il futuro e la disturberemo ancora perché veramente su questo animale, su questo prodotto c'è un interesse enorme e l'Italia anche in questo, come in altri settori dell'agroalimentare, diciamo che sta vincendo. Grazie professore. Volevo aggiungere una cosa. Finora sono venuti per insegnarci che cosa dovevamo fare. Questo è il momento in cui gli altri dovrebbero capire che cosa fare prendendo esempio dalla bufala. Le faccio un esempio. Nella vacca da latte sono aumentate le proteine nel latte, no? Ma la resa in formaggio è rimasta sempre la stessa. Si fanno sempre 6 kg e mezzo di parmigiano per quintale. Allora significa che puntare sull'aumento delle proteine del latte non serve a niente, bisogna puntare sulle varianti caseiniche. Bene. Grazie professore.